Thank you.
buonasera a tutti. Benvenuti a queste serate di musica in compagnia della banda musicale Congedati Coro. Che meraviglia essere qui oggi, San Michele Arcangelo, essere qui in questa bellissima cittadina, Vittorio Veneto, che è un nome, un luogo, che è la, una delle pietre miliari nella costruzione della nostra nazione. La banda musicale Congedati Fogolo, sentite la caporal maggiore paracadutista Eugenio Nitro, medaglia d'oro al valor civile. Eugenio era un paracadutista, faceva parte della banda della Fogolo. Nel 2007 era in licenza presso il suo paese, Lappano, provincia di Cosenza, e un giorno, maledetti giorni, scoppiò un incendio intorno, proprio in, tutto intorno al suo paese. Cominciava ormai a divorare tutto quello che era in vicinanza, e ormai già cominciava questo incendio, che dichiara origine, tra l'altro dichiara origine dolosa, cominciava ormai a lambire le case. Eugenio non perse tempo un attimo, si unì alle forze e a tutte quelle unità che si stavano accingendo a spegnere l'incendio. Era presente anche Bertolari. Purtroppo, nello spegnimento di questo incendio, Eugenio rimase circondato dalle fiamme per un improvviso cambio di vita. Tra l'altro, la cosa più triste è che forse ci si accorse al termine dell'operazione di questa tragedia. L'anno dopo Eugenio Nigro fu insignito della medaglia d'oro al valor civile. La banda vuole ricordare Eugenio ad ogni manifestazione cui è chiamata a partecipare. Grazie. Ciao Eugenio. Tra l'altro, tanto qualcuno di noi ha anche avuto modo ai tempi di conoscere Eugenio, perciò è anche un po' un dolore un po' più interiore. La banda musicale che è Congedati Fogore è composta da elementi che nell'anno del servizio di leva ha fatto parte della musica, quella che ai tempi si chiamava musica d'ordinanza aria e fuoco, oggi si chiama banda musicale Brigata Fogore. E non tutti ancora sono in attività lancistica, ma buona parte ancora si lancia. Cosa altro dire? Il pezzo che abbiamo eseguito all'ingresso si intitola Note alate, una marcia militare composta dal compositore autore Mauro Rosi. Di solito è la nostra prima tromba, stasera assente per motivi di malattia, e gli mandiamo i nostri saluti. Passiamo al prossimo pezzo che andiamo ad eseguire, si intitola Concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Pianista, compositore spagnolo molto noto in Spagna negli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il brano che andiamo ad ascoltare è molto famoso, forse il titolo vi dirà poco, ma poi quando lo ascolterete lo ricorderete. È stato composto nel 1939 e trae proprio ispirazione questo autore, è proprio la sensazione ormai palpabile di ciò che nel 1939 stava per travolgere tutta l'Europa. Ma l'autore veniva anche dall'esperienza dei bombardamenti della guerra civile. Buon ascolto, dirige il maestro Mauro De Vita. Thank you.
Bene, procediamo col prossimo pezzo che si intitola La vita è bella, colonna sonora, no, ho sbagliato, scusate, Figli di nessuno, scusate. È un brano che nasce nella zona, nel 1943, nella zona tra il Piemonte e la Liguria. È un brano che è stato cantato da tutte le fazioni e da tutti i reparti in combattimento in quegli anni duri di guerra civile. Entra ancora oggi a far parte del repertorio di molti cori alpini e di gruppi folcloristici. Ora sentiamo Figli di nessuno, suonato e cantato dalla banda musicale Congedati Folgore. Buon ascolto, dirige il maestro Mauro De Vita. Buon ascolto, La vita è bella, dirige il maestro Mauro De Vita. Thank you.
prossimo brano, What a Wonderful World, famosissimo brano composto nel 1967 e inciso per primo dal jazzista Louis Armstrong, una canzone melodica che rimase in cima alle classifiche per mesi e mesi in Inghilterra, cosa che invece non successe in America dove fu composto. Gli Stati Uniti riscoprirono questa canzone quando nel 1988 fu inserita nel film Good Morning Vietnam. In Italia arrivò nel 1976. La canzone invita alla scoperta del piacere della vita, dell'ottimismo, alla bellezza del mondo. Questa sera il brano non viene solo suonato dalla banda musicale Congedati di Fogoli, ma veniamo accompagnati dalla soprano Carlotta Melchiorri.
prossimo brano, il titolo di questo pezzo è italianissimo, Rimbalzello. In realtà è un boogie boogie composto nel 1961 da Max Lehmann, nato in Svizzera ma con la chiara passione per la musica americana anni 30, anni 40. È un trombettista jazz, compositore, direttore di orchestra e jazz in Svizzera e in Francia. Infatti si era diplomato in conservatorio a Zurigo e ha insegnato al conservatorio di Parigi. È un brano che si arrivace, ripeto, alla musica in voga negli anni 30 e 40 negli Stati Uniti. Aggiungo anche che Lehmann è stato anche direttore della banda della polizia di Zurigo. Buon ascolto. Salto di genere, passiamo a un brano, un brano che molti di noi conoscono, si intitola Signore delle Cime, è un canto più che un brano, un canto composto nel 1958 da Giuseppe De Marzi, autore ancora vivente, insegnante di organo e composizione presso il Conservatorio di Venezia. Ha composto numerosi brani che sono entrati nella tradizione alpina, titoli come L'ultima notte, Il ritorno, Monte Pasubio, Volano le bianche. In alcuni pezzi abbiamo avuto anche la collaborazione anche di Mario Rigoni Stern. Signore delle Cime è sostanzialmente una preghiera tramite la quale si chiede al Signore di avere riguardo per un amico che non è più tornato dalla montagna. E noi oggi questo pensiero lo possiamo rivolgere a quella moltitudine di ragazzi che da quelle cime non sono più tornati. Buon ascolto, Signore delle Cime. Thank you.
Inno dei sommergibili. È una canzone del 1941 dedicata ovviamente ai sommergibilisti. Nel 1941 l'Opera Nazionale Dopolavoro indisse un concorso a livello nazionale per musica e canzoni patriottiche e Mario Ruccione, l'autore, giunse secondo con questa canzone. Mario Ruccione è autore anche di Faccetta Nera, Camerata Richard, ma l'autore raggiunse l'apice della carriera negli anni 50 con il Festival di Sanremo, portando canzoni come Buongiorno Tristezza, cantata da Claudio Villa, vinse con Corde della mia chitarra, sempre con Claudio Villa, e La barca tornò sola, cantata da Gino Latella. Ascoltiamo questa versione riarrangiata dal maestro Mauro Rosi. Buon ascolto. Prossimo brano è un putpourri di brani cantati dagli ABBA tra il 1970 e il 1982. Il nome ABBA è composto dalle iniziali del nome dei cantanti, abbastanza criticati dalla critica che li definiva cantanti da piazza. Invece fu un grande successo mondiale e all'epoca vendettero oltre 300 milioni di dischi. I quattro elementi erano sposati fra di loro e quando l'idillio terminò anche l'ispirazione artistica subì l'interruzione definitiva. Il gruppo si sciolse nel 1982. Esegue la banda musicale congedati Folgore, canta il brano intitolato Fernando, la cantante soprano Carlotta Melchiorri. Thank you.
Prossimo brano, Canti di Trincea. La trincea, uno dei simboli della Prima Guerra Mondiale. In questa composizione del maestro Mauro Rosi ascolteremo canzoni dal Risorgimento come Addio mia bella addio, La bandiera dei tre colori, Le stellette, e giungiamo fino ai canti della Prima Guerra Mondiale, la canzone del Grappa, La leggenda del Chiave, O soldato innamorato, Era una notte che pioveva, La campana di San Giusto. Quindi ora ripercorriamo in musica, da Solferino a Vittorio Veneto, ciò che è stato un viatico lungo e doloroso, ma comunque vittorioso, fino a Vittorio Veneto. Buon ascolto.
non leggo neanche la presentazione, perché The Beatles in Concert è un potpourri delle famose canzoni dei Beatles. Dirige il maestro Mauro De Vita, buon ascolto. Thank you.
Direi che siamo giunti quasi al termine e ora è giunto il momento di cantare tutti insieme. Ora cantiamo il nostro inno, Folgore. Vi ho sentito poco, forse l'alcol fa i suoi effetti. Bene ragazzi, restiamo tutti in piedi. E ora l'inno d'Italia, la canzone degli italiani, cantato, eseguito dalla banda musicale Cangiadati Folgore, canta Carlotta Melchiori. Lasci un attimo. Dunque, scusate, prima di andare avanti volevo fare il ringraziamento doveroso agli organizzatori, a coloro che hanno lavorato, operato per questa
per questa riuscita di questa manifestazione, questo raduno del centenario proprio a Vittorio Veneto, un'idea grandiosa. Proprio oggi, poi, che anche San Michele, bravissimi, grazie. Bene, voglio ringraziare anche voi del pubblico che siete rimasti qua ad ascoltarci. Noi speriamo che vi sia piaciuta la serata, magari non abbiamo fatto tutti i canti della brigata, abbiamo fatto un potpourri, insomma, per passare una serata che abbiamo vissuto emozioni di ogni genere, dalla gioia anche alla commemorazione, alla celebrazione. Buona serata a tutti! Thank you.